diciamo, parliamoci chiaro, l'opera fondamentale di Gramsci, che poi Gramsci non ha scritto soltanto ovviamente i quaderni, ha scritto, è stato un polemista, un giornalista, ha scritto pamphlet, quindi c'è tutta una produzione pre-quaderni che è stato uno, le lettere di Gramsci alla sua famiglia, ai figli, eccetera, hanno avuto anch'esse una grande diffusione perché ne hanno messo in luce la dimensione umana, quindi diciamo l'opera di Gramsci è un'opera molto vasta, complessa, però non c'è dubbio che la parte più ricca, più innovativa, più straordinariamente illuminante, diciamo, della sua opera sono i cosiddetti quaderni del carcere. Però quaderni del carcere sono appunti, note, riflessione. Riflessione non è un saggio che ha un inizio e una fine. Quindi è un'opera inevitabilmente frammentaria, ecco, come si presenta. Quindi ricostruirne un senso unitario richiede un lavoro interpretativo estremamente complesso. Quindi lo dico perché appunto Gramsci è, per ragioni anche oggettive, un pensatore molto complesso, e lo studio del pensiero di Gramsci ha avuto una evoluzione legata anche ad un approfondimento che ha consentito di portare alla luce quello che non era immediatamente visibile, no? Cioè, un apparato critico, poi è stato possibile conoscere le sue letture, i libri di cui lui riuscì a venire in possesso. Naturalmente la conoscenza di questo ha aiutato a comprendere meglio, quindi è stato un enorme lavoro che si è sviluppato nel tempo e che senza dubbio ha contribuito a fare via via capire sempre di più, ecco, il senso della sua opera, che senso ha avuto un'influenza sulla generazione dei comunisti, dei giovani comunisti, diciamo, post-staliniani, ecco, quello, perché è chiaro che ha avuto un'influenza determinante, no? Perché insomma, rispetto allo schema del dittatura del proletariato, eccetera, Gramsci propone tutta un'altra prospettiva politica, che è quella basata su questo concetto di egemonia. L'egemonia è la guida fondata sul consenso. Il consenso nasce anche dalla forza di un progetto culturale. Lui scrisse un progetto culturale in grado di incorporare anche gli elementi di verità che sono compresi nelle posizioni altrui. Quindi, insomma, cioè tutto il contrario del settarismo proprio dello stalinismo e della... Infatti lui criticò la rottura dell'unità del gruppo dirigente sovietico e lo considerò una tragedia per il movimento operaio, proprio perché in qualche modo ne limitava la ricchezza, la complessità, il pluralismo interno. Quindi questo concetto di egemonia è quello... Naturalmente questo concetto ha suscitato anche tutta una polemica sul fronte del pensiero conservatore o liberal-democratico, nel senso che in qualche modo, diciamo, è stato letto parte di questo pensiero con una traduzione italiana dell'idea di dittatura, eccetera, quindi è stato un concetto che è stato il centro della controversia, diciamo. C'è tutto un filone di pensiero che ha cercato di ridurre Gramsci ad una variante più raffinata, diciamo, del
comunismo, dello stalinismo, diciamo, ecco. Però secondo me alla fine questa critica ha avuto, non ha avuto un peso determinante. Se uno pensa che anche uno studioso americano come Joseph Nye, no? Quando scrive il suo importantissimo saggio sul soft power americano, fa in polemica contro l'idea dell'uso della forza militare, eccetera, esplicitamente dice: io nell'elaborare il concetto di soft power mi riferisco, diciamo, alla nozione gramsciana di egemonia. In realtà, appunto, gli studi gramsciani dimostrano quanto poco Gramsci fosse leggibile come semplicemente il teorico della via italiana al socialismo, quanto in realtà nel pensiero di Gramsci fossero contenuti i fondamenti di una visione del socialismo e dell'evoluzione verso il socialismo radicalmente alternativa rispetto all'esperienza. Critica e alternativa rispetto all'esperienza sovietica. Ed è questa la lettura di Gramsci, diciamo, che prevale negli anni della mia formazione politica, perché appunto faccio parte di una generazione che ha guardato al PC, diciamo, al PC di Berlinguer, ecco, quindi al PC che progressivamente si allontana dal mondo sovietico, progressivamente rafforza la sua autonomia, che sviluppa l'eurocomunismo. Ora è chiaro che per questa idea della militanza nel PC Gramsci era un riferimento prezioso. Noi abbiamo riletto Gramsci alla luce del 68, diciamo. Anche se per la verità, diciamo, Gramsci rispetto a certe tendenze del 68 era un pensatore critico, nel senso che appunto diceva che bisognava studiare, non sarebbe mai stato un teorico del voto politico. Ma era piuttosto un uomo legato ad un'idea della disciplina, dell'impegno. Però poi qui va lì, naturalmente ha contato anche moltissimo così un po' la figura di quest'uomo, no? La sua figura di ribelle, di ragazzo che povero, che attraverso la forza di volontà, lo studio, si afferma, il carcere, insomma, che la figura eroica, diciamo, quello che rifiuta, che litiga con la madre perché rifiuta di presentare la domanda. Quindi, di grazia. Diciamo che tutti quelli che cercano di interpretare in una chiave democratica e di egemonia culturale il processo di cambiamento della società finiscono per guardare con interesse a Gramsci.